stella, per colpa di Pazzanti, su un pianeta finì. Gli anziani e i ragazzi, molto impauriti, incontrarono personaggi e gli spariti. La navicella ripareranno? Sulla Terra ritorneranno? Ora lo spettacolo vi dovrete godere, se la verità volete sapere. Questi strani esseri, chi sono? Minions! Non sembrano pericolosi.
personaggi dei vecchi film terrestri. È vero! Quello sembra Jack Sparrow! Si rende conto che lo si rapisce che lo si le tue lacrime. E quello Charlie Chaplin! Thank you.
un colpo. Cosa sta succedendo? Ci è stato detto che Bella Papai si aggirava da queste parti e visto che ci state molto simpatici, siamo quasi ad accertarci che tutto andasse bene. Però non abbiamo visto proprio nessuno da queste parti, vero? Esattamente. Come potete vedere, i barabatai nemmeno l'ombra si saranno sbagliati. Meno male, ma scusate, dov'è questa fonte? Eccola. Ma è piccolissima. Piccola è e preziosa è. Da questa fonte così piccola non riusciamo ad ottenere vita ed energia per tutto il pianeta. Però, chi l'avrebbe detto? Da un pozzo così piccolo. E state tranquilli, Barabatai non potrà mai rubare l'acqua perché non è gentile. E il segreto per poter prendere l'acqua è proprio questo. Basta usare i toni gentili o suoni che riproducano la musica, come quelli a 432 Hz. Barabatai, Barabatai! Fatemi indovinare, Barabatai è stato avvistato ancora. Sei bravo. Ha detto che Barabatai è stato avvistato nelle vicinanze della regione di Raganda. Andiamo a controllare. Barabatai, sì, per esempio, è stato sentito lanciare maledizioni e minacce verso la regina. Andiamo! Grazie, Barabatai. Non sai che servizio mi hai reso. Non ti conosco e non ti ho mai visto. Ma quei creduloni ora daranno la colpa a te. E grazie all'informazione che mi ha dato quella principessina, l'acqua sarà mia. Oh, acqua gentile, ma come sei bella! I tuoi riflessi sono d'argento, il tuo colore è blu come il mare. Questo è il temibile Barabatai.
innocente. Sono stato cattivo, proprio cattivo, e mi sono meritato una bella punizione. Credete sia divertente essere banditi dal proprio regno? Per niente. Ma Nero ti si accusa per aver rubato la fonte dell'acqua, l'hai saputo? Cosa dici? Io non lo farei mai, e poi mai. Durante il mio periodo lontano da casa, ho avuto modo di riflettere sulle mie azioni, e grazie alla meditazione zen, sono diventato un monaco silenziosista. Vedete? Silenziosista? Sì, significa che prima di dire qualcosa, sto zitto per 5 secondi. Ah! Se è un pensiero cattivo, me lo rimando. Se è qualcosa di carino, lo faccio diventare ancora più carino. E poi so bene che rubare l'acqua dal nostro pianeta sarebbe distruggerlo. E questo non lo vorrei per nulla al mondo. Allora, io sono convinta. Ma che è stato? Io ho fame. Pazzatti, ma ti sembra il momento? Ah, a stomaco vuoto non riesco a ragionare. Che fortuna! Guardate, la prugnita sto po' che avevo avanzato ieri sera. Che avevo fatto ieri sera maestra Nela, ma come ghiaccio mica l'ha voluta. Ha detto che di prugni non ne vuole, né di sta qua, né di sta qui, né di sta là. Pazzatti, ma sei un genio! Ma sì, mi ricordate, maestro Nela è arrivato a dargli il gran consiglio. E come scusa? Ha detto che era in bagno, perché le prugne di Astapor di ieri sera gli hanno fatto venire il mal di pancia. Ma Pazzatti ci ha detto che non ne ha mangiato. Si è creato un finto alibi, che vergogna. Pazzatti, sei un genio! Grazie. Bravo, dire la regalza anche agli altri. Bravo, dai, anche tu. Grazie, mio cari. Ma penso di vivere la mia vita tranquilla e sola, con la mia pace interiore e il mio cammino di vita. Allora, andiamo! Grazie.
sono molto orgogliosa di voi, bravissimi. E speriamo di rivederci presto.